Ciao, io sono Dario dell'Immobiliare DAM. Oggi vi porto a vedere una soluzione. Nello specifico ci troviamo nella località di San Valentino, zona collinare immersa nel verde. Oggi tra l'altro la giornata è perfetta come sole e come temperatura, anche se fa caldino. Allora, il verde sono circa 5.000 metri quadrati, si estende tutto quanto a vista d'occhio, si può dire. Si prosegue giù. Originariamente qui era una piccola azienda vinicola dove c'erano anche delle viti, adesso sono andate ovviamente a morire, non sono più coltivate, e il campo prosegue fino ad arrivare quasi giù in pianura, perciò abbiamo un bellissimo pezzo di verde da poter sfruttare in mille modi. La casa è composta da tre livelli fuori terra, sono circa 130 metri quadrati di abitazione totale, con possibilità anche di poter parcheggiare più di una macchina qui, nella parte davanti all'ingresso. Ora seguimi che andiamo dentro a vedere un po' di cosa si tratta e vediamo questa nuova offerta che ci è arrivata. Vieni con me. Eccoci qua. Da ristrutturare. Casa rurale, appunto come si usava ai tempi del fu signore che ci abitava, che appunto aveva questa piccola azienda vinicola. Questa qui è la cucina, grande, col suo bel camino funzionante, e qui immaginate le serate con i fattori della zona, eccetera, dopo la vendemmia o quant'altro, locale grande, dà proprio un senso di calore, dà un senso di casa di una volta. Qui abbiamo il corridoio che prosegue in quello che è il restante della zona giorno. I locali, come dicevo, sono molto grandi, diversi dagli stereotipi di adesso, con tante piccole stanze e via dicendo. Qui abbiamo poche stanze, ma grandi. Questo qui è quello che è stato adibito a salotto. Anche qua un locale molto grande. Il muro che divide la cucina purtroppo è portante, non si può buttare giù, però comunque la metratura è ben sfruttabile, secondo me. Abbiamo un particolare sottoscala dove hanno ricavato una piccola lavanderia con le sue scariche e tutto. E adesso andiamo a vedere quello che è il primo piano. Scala in legno, dall'inconfondibile rumore. Primo piano composto da tre stanze grandi, anche qua. Subito abbiamo la prima camera. Altro punto forte di questa casa è la luce. Prende luce completa sia davanti che dietro. Zona, beh, inutile dirlo, assolutamente tranquilla. Il bagno. Un bagno grande, mi ricorda quello dei miei nonni, questo qua. Piastrellatura alta, spazi ampi, il lavandino che era esattamente uguale a quello dei miei nonni, grande. Ovviamente da rivedere anche qua, insomma. Seconda camera, gigante. Qui abbiamo una stanza importante, immensa. Ecco, in particolarità i soffitti non sono altissimi, come magari si usava una volta, di più giù, e qui sono un po' più bassini. E doppia finestra, muri spessi, abbiamo quasi 50 cm di muro esterno. Ultimo locale, ex granaio, open space. Bene, vediamo. Attenzione anche qua la scala. Ovviamente il corrimano non esiste. Una volta si era duri e maturi. Eccolo qua. Travatura a vista, il tetto è stato rivisto. Hanno già fatto il massetto per terra, lì c'è la canna fumaria che viene su del camino della cucina. Le ceste in vimini rimangono, possono essere interessanti come manufatto storico. Questa qui è la nostra nuova offerta immobiliare. Pensavo di chiudere davanti a questa suggestiva vista, le cicale che cantano. Nel nostro sito trovate tutte quante le informazioni aggiuntive, telemetrie, foto più dettagliate, dati tecnici per chi piace vedere i numerini, eccetera. E cosa dire? Visitate il nostro sito, pagina Instagram, la pagina Facebook, il nostro canale YouTube dove ci sono altri video sia informativi che immobiliari. E niente, io direi di chiudere questa nostra nuova offerta immobiliare con la vista di questo suggestivo castello che si vede da qua, perciò abbiamo anche questa bella prospettiva in più. E noi ci vediamo in una nostra nuova prossima offerta immobiliare. A presto!